Un piccolo contributo sui valori connessi a questa vicenda e a vicende simili, a partire dalla dottrina sociale della Chiesa, la quale non è né di destra né di sinistra, ma prende le mosse dalla dignità della persona umana e la coniuga con tutte le dimensioni che la riguardano, quelle individuali e quelle sociali. Dunque, ho accettato perché appartengono anche al patrimonio di valori cristiani e cattolici, quelli che questa sera vengono discussi, presentati. E io di solito li riassumo in sei grandi valori che spesso ci dividono anche come cattolici, cioè il valore della vita, della famiglia, della libertà educativa, il valore della pace, della giustizia e del rispetto per l'ambiente. In Italia alcuni di questi valori sono più congeniali alla destra, altri alla sinistra, ma la Chiesa non li può disgiungere, infatti viene criticata da entrambe le parti, perché formano un tutt'uno nella visione della persona umana. Gli ultimi papi, da Paolo VI, passando attraverso Giovanni Paolo II, fino a Benedetto e Francesco, hanno coniato espressioni come bioetica sociale oppure ecologia integrale per indicare il complesso indivisibile di questi valori. Poiché questa sera si parla di temi connessi ad alcuni di questi grandi valori e garantita la pluralità delle voci, come abbiamo sentito, ho accettato di partecipare, ho accettato l'invito del senatore Giovanardi, così come alle stesse condizioni alcune settimane fa accettai di partecipare a una tavola rotonda al Festival dell'Unità, poi saltata per maltempo, non so se anche per le preghiere del senatore. Questo lo dico per chiarezza. Il mio contributo specifico sull'argomento di questa sera si riduce ora, direi, a poche frasi e credo che siano anche tutte frasi che raccolgono trasversalmente gli interventi che abbiamo sentito. Sono pienamente d'accordo con quanto il dottor Tortorella e altri hanno ricordato, cioè che per dare una valutazione a chi spetterà sulla vicenda di Bibbiano e dintorni occorre attendere gli esiti del lavoro della magistratura, data l'indagine in corso. E nello stesso tempo, da ciò che emerge e soprattutto dalle implicazioni che abbiamo sentito, mi sentirei di sottolineare 5 punti che contengono anche 5 no, che però terminano con un grande sì. Sono riassuntivi, non c'è nulla di nuovo. Prima di tutto va evitata la strumentalizzazione politica e partitica dei fatti, purtroppo frequente in Italia, verificatasi anche in questa occasione, come ha già ricordato il dottor Tortorella, e come ha detto in merito a questa vicenda il vescovo Camisasca, nella cui diocesi si colloca Bibbiano. In un'intervista ha detto: nel nostro paese si strumentalizza tutto, tutto diventa una ragione per sostenere o abbattere un governo, per accusare o difendere il tale e tal'altro partito, il tale e tal'altro personaggio. Dobbiamo assolutamente uscire da questa logica. Primo no dunque è alla strumentalizzazione politica. Poi la famiglia naturale, a mio parere, è il contesto normale nel quale si accolgono e si educano i figli. Non esiste la famiglia perfetta e non si riscontrano nella realtà i genitori da manuale di pedagogia. Direi dunque no al discredito ideologico e pregiudiziale della famiglia tradizionale. Il terzo no. Possono darsi dei casi nei quali i genitori non sono effettivamente in grado di educare i propri figli. Ma sono situazioni gravi, come abbiamo sentito da tutti gli intervenuti, che vanno pesate e documentate attentamente. In questi casi è necessario prima di tutto intervenire in aiuto alla famiglia, sia economicamente che terapeuticamente. Il sostegno alla genitorialità rimane il primo passo da verificare e attuare da parte delle istituzioni e degli specialisti. Dunque il terzo no è alla superficialità nell'allontanamento dei bambini dalle loro famiglie naturali. Nei casi limite, nei quali si riscontrano effettivamente maltrattamenti, molestie, abusi, la separazione attraverso l'opera attenta e professionale dei servizi sociali
e delle istituzioni aiuta i bambini a recuperare per il tempo necessario la serenità. E qui direi, ma siamo d'accordo anche su questo, no al discredito degli assistenti sociali, degli operatori sanitari e dei giudici. Infine, occorre evitare, a mio parere, di gettare discredito verso le case famiglia, istituzioni simili e le famiglie affidatarie e tenere presente, come è stato pure detto da tutti, che peraltro queste realtà non si occupano prevalentemente di bimbi allontanati dalle famiglie d'origine, ma di bimbi e adulti con varie problematiche, tra cui le disabilità o le gravi difficoltà di salute. Quindi no alla criminalizzazione delle istituzioni di accoglienza e delle famiglie affidatarie. E adesso il grande sì. In tutti questi passaggi, i casi di superficialità, conflitto di interesse, abuso di potere e di denaro, da qualsiasi parte provengano, vanno trattati attentamente, evitando di fare di ogni erba un fascio, pericolo nel quale cade sia chi butta fango sulla famiglia naturale, sia chi getta discredito sugli operatori, i giudici e le strutture o famiglie affidatarie. Il grande sì che tutti dobbiamo pronunciare, l'ho sentito pronunciare da tutti questa sera, di fronte a queste vicende è il sì verso i bambini. Concludo quindi citando nuovamente un invito del Vescovo Kamisaska, il quale dice: più che dividerci in posizioni e fazioni politiche, dobbiamo unirci nell'attenzione verso i bambini.